Rinvenute nel corso delle attività di archeologia preventiva avviate presso Piano Daccio nel polo agrobioveterinario dell'Università di Teramo durante l'ampliamento dell'8B delle sepolture riferibili all'età del ferro. A seguito della scoperta, la soprintendenza L'Aquila Teramo ha chiesto lo scavo archeologico di tutta l'area al fine di portare alla luce l'intera necropoli. Una collaborazione tra un team nutrito di professionisti, la soprintendenza, l'Università di Teramo e anche l'Università di Chieti Pescara per le analisi. La necropoli sarà visitabile domenica 16 giugno grazie alla collaborazione del FAI. Praticamente sono delle sepolture, tombe a circolo per usare il termine tecnico, risalenti all'età del ferro e quindi sono gli scheletri integri, anche i monili e quindi ovviamente tutto è venuto fuori per i lavori, per il lotto B di medicina veterinaria, quindi per la realizzazione degli stabulari per la degenza dei grandi animali e per i laboratori di pet therapy, un ritrovamento importante ma anche un fatto culturale altrettanto importante che addirittura rafforza la collaborazione tra enti e tra università. In questo caso una scoperta importantissima che però non ferma quello che sono le costruzioni dell'Università di Teramo. Assolutamente no, qui siamo riusciti veramente a cogliere al volo l'importanza della normativa sull'archeologia preventiva, una normativa che ha avuto un'evoluzione notevole negli ultimi 20 anni e che adesso finalmente ha raggiunto una forma che ci consente di operare con tranquillità e di portare a casa degli ottimi risultati senza fermare le opere pubbliche. Quindi abbiamo fatto lo scavo. Possiamo recuperare i reperti archeologici che sono venuti alla luce, quindi tutte le sepolture, e in un contesto di stretta collaborazione con l'università anche di individuare quei locali dove allestire i reperti e quindi valorizzarli e portarli alla conoscenza di tutto quanto il pubblico. Ha detto in conferenza stampa che ricoprire o comunque togliere non è necessariamente una cosa negativa. Noi per andare a vedere quello che c'è sotto dobbiamo togliere quello che c'è sopra. Lo scavo archeologico stratigrafico permette di registrare tutte le informazioni che noi troviamo nel terreno dall'alto verso il basso. Nel momento in cui scaviamo una sepoltura e la apriamo, vediamo il corpo dell'inumato di cui rimane lo scheletro, tutti i suoi oggetti, dopodiché una volta documentati, quando rimuoviamo tutto e lo portiamo in laboratorio per le attività di restauro e poi di valorizzazione, rimane una fossa e quindi una fossa non è più un segno in positivo ma è un segno in negativo nel terreno che non ha a quel punto un valore strutturale.